e viva Anime Time! Benvenuti all'Anime Time! Siete con noi a parlare di cartoni animati con Italo e Giaggiu. Con Paolo solo, perché Italo e Giaggiu sono a fanculo. Buonasera a tutti. Buonasera Paolo. Buonasera. Questa ti sembra una buonasera? Non è mai una buonasera. Ma non la vedi che sono diventato più luminoso? Sì, non ho neanche cambiato il nickname. Oggi cominciava proprio male. Ciao ragazzi, oggi Giaggiu non c'è, mi sento triste. Ma che doveva fare Giaggiu? Doveva scomparire? Doveva lavorare? No, sì, doveva lavorare. C'ha avuto delle serie molto lunghe sulla pianificazione agricola, sulla produzione agricola, e quindi doveva un attimo studiare il come funziona il processo di dissociazione, eccetera. Posso dirti che questa cosa almeno gli sta fornendo una cultura su vari campi che lui non avrebbe se non mai nella vita. Sì, che sicuramente gli sarà molto utile in futuro. Certo, tu in futuro dici, guarda, io voglio sapere come dissossare questa cosa. Lui, che l'ha fatto per tradurre, lo sa. Vuoi dissodare, mi sa, forse dissossare e togliere, dissodare il terresino. Sì, era per dissodare, mi sa che visto che era roba tipo agricola, doveva sapere come si levavano tipo le ossa dalle carni dalla carne dell'animale morto. No, come dissodare il terreno, per renderlo fertile, quei ragazzi lì. Sì, gli mettono tipo lo zolfo. In caso un contadino, io che cazzo ne so. Sì, però dico, oddio, io non lo so, ma perché... però vedi, si sta facendo una cultura su qualcosa, Sì, ma potrebbe farsela anche guardandosi il programma, quello su, che è il TV8, sui ragazzi che vanno a fare i contadini. Ma io pensavo che stessi parlando tipo di Melaverde. No, quello è la cazzata. Sono stati pure a Sapi un sacco di volte, Melaverde, non capiscono nulla di cultura agricola. Italo, potresti fare una live in cui parli di Omero? Guarda, se doni 5 euro va bene. Minchia, cifra modica. Minchia, mi sembrava che ti sei venduto per 5 euro. Sei tipo la puttana della letteratura. Vabbè, mi sono venduto, scusami. Io ho una formazione classica, posso parlare di Omero, però non rientra nei miei compiti quotidiani. Di conseguenza me lo faccio pagare una cifra modica, perché comunque sono uscito con 81 dal classico, non è che posso pretendere. Vabbè, certo. Scusa. No, vabbè, è giusto. Avevo un voto più alto, chiedevo 10 euro, tipo. Ho capito. Vabbè, ci può stare. Qua in chat dicono, se devi venderti chiedi un po' di più. Italo, ti vendi per le ricariche del telefono. Cioè ti hanno preso praticamente per un asquillo tipo giapponese. Sì, ma tanto non ci date lo stesso i soldi, quindi io volo basso per cercare di invogliarvi a farlo, no? Perché qualcuno magari dirà, dai, questi 5 euro scegliamo, glieli do. Invece se dicessi 15 euro col cazzo come li date? Certo. Ci pensate 2 volte prima. Comunque ragazzi, non vorrei dirvelo, ma mancano 30 abbonamenti per la live karaoke e ancora non li vediamo. Figuratevi se date 5 euro per la live di Omero con 30 abbonamenti live karaoke. Bastardi. Sì. Neanche di Catullo vi parlo, ragazzi, a gratis. Sono cose che ho maturato durante un percorso forzato di studio e di conseguenza me le dovete pagare. Mi sembra giusto. Ma, comunque, a parte Giaggiu, ragazzi, mi dispiace, oggi non c'è. Sentiremo sicuramente, è 2 volte che cerchiamo di parlare degli stagionali e 2 volte che lui rosicherà perché io criticherò Akebi. Vabbè, sì, ma lui non gliene frega un cazzo in realtà che critica Akebi. No, ci rimane male perché lo critichi in maniera troppo forte come tuo solito, ma vabbè, ci siamo abituati ormai. Cioè, lui rosica, è un bastardo che rosica. Akebi, anime più bello della stagione. Tu hai detto che fa cacare, ma non è vero, non ha mai detto che l'anime è più bello della stagione. Sei tu che dici che fa cacare al cazzo, quando invece è solo un cartone molto noioso e basta. Che hai detto poco. Vabbè, sì, però non è fatto malissimo, non è così inguardabile. È semplicemente un cartone che si deve vedere chi veramente ha la voglia di sorbirsi 24 minuti di polpettone di una ragazza che è felice di andare a scuola e di vestire la cazzo di divisa. Posso dirti però che come dire, se lo guardassi a per 4 secondo me sarebbe interessante il cartone. Sì, ma capisci che è un totale snaturare proprio tutto il senso della visione. Bravo. Ma per 4 non è neanche, penso, fattibile come velocità. Perché non è fattibile? In 5 minuti ti guardi tutta Akebi. 5 minuti ad episodio significa che tu in 1 ora e 10 minuti 12 episodi te li guardi tutti. No, io ti dico la verità, mi aspettavo qualcosa che mi piacesse, perché a livello di premesse ci stava l'idea, no, della ragazza comunque felice di fare nuove esperienze, di incontrare nuove persone e tutto. Ma non mi aspettavo 18 minuti di scoglionamento totale di lei che parla con la mamma, con la sorella, che è felice di iniziare questa nuova avventura. La sorella e che la mena pure. 6 minuti dove introducono poi l'amica, eccetera, che sì, che ci stavano come minuti anche a livello di realizzazioni, però è un po' poco. L'amica che sniffa il taglia unghie. Sì. Profumo di piedi. Ma poi da un punto di vista tecnico il difficile sono stati i primi 2 minuti, secondo me, quando lei salta e canta cammina per il countryside, per la campagna, che arriva poi il tizio col furgone e vedi due character design totalmente diversi e non riesci a capire da quale cartone è uscito il tizio sul furgone. Sì, ecco, lì ci sono un attimo rimasto. C'è una forte discrepanza tra i personaggi, questi adolescenti bambini, e quelli un pochino più grandi che ho visto, ma proprio discrepanza di character design. E non lo so, mi è sembrato, cioè, a me il character design già non era piaciuto nei promotional video, figurati. Ora nell'anime l'ho trovato, ma mi sembra deforme, forse hanno troppo gli zigomi accentuati, non lo so. Le teste non sembrano molto ben proporzionate al resto del corpo di solito, anche e soprattutto perché fanno tante inquadrature a corpo pieno e questa cosa proprio viene evidenziata ancora di più. Sì, non lo so, l'ho trovato un po' spaesante quello che ho visto. Poi vorrei capire una cosa, visto che l'altro giorno ne parlavo in live quando abbiamo fatto la lista degli episodi, ma fondamentalmente perché la luce esce dai muri? È una cosa che non riesco proprio a capire, né a concepire, né ad accettare. La luce continuamente esce dai muri, non dalle finestre, dai muri. Io credo che quello sia un gioco un po' malato di riflessioni, eccetera, perché ci stanno le finestre che fanno passare la luce e si riflette poi sui muri, che si riflette poi sui persone. È una roba un po' audace, diciamo. Oh, per me posso capire, più che altro per dare atmosfera, ma mi è sembrato un po' forzato in tante cose. A me non è, a me proprio non è piaciuta la fotografia, a prescindere dai memini e cose del genere. Bella la resa visiva, quella di là dei fondali, tipo tutto quella che potremmo definire tipo art design, per intenderci, tutto il fondale, gli sfondi, questi mi sono piaciuti tutti, proprio belli, però la parte di fotografia, luce e cose del genere l'ho trovata, a parte che mi sembra che sia tutto in caglia perché non ho visto mezza ombra, o mi sbaglio? No, ci sono delle ombre, ci sono. Ah, ok, però comunque tendenzialmente ne ho viste poche, quindi non lo so. Scusami, ma mi è appena arrivata una mail da Genshin Impact Manager. Ah, mi è arrivata. Sì. È possibile perché stanno contattando tutti i content creator di anime, manga e videogiochi, diciamo grossi o comunque specializzati nel settore, per pubblicizzare Genshin Impact. Infatti Sabaku gli ha fatto la live su Genshin. Dici che non è lo scam, quindi si fattura? Sinceramente non lo so, può essere che non sia lo scam, bisogna vedere. Anche perché qua sto leggendo che è developer della miHoYo, E quindi può essere che sia reale la cosa. Vabbè, sì, scusate ragazzi, cazzi miei, continuavo a parlare di cartoni animati. Akebi diceva. Sì, Akebi. Italo, ma ti sento con la tossina potente? Sì, c'è un po' di tosse grassa ultimamente. Brutto. Me l'ha fatta venire Akebi. Ah, e te l'ha fatta venire? Perché? Sì, ero molto perplesso ogni secondo. Di tossire. Comunque, tu hai visto tutti e due gli episodi? Hai visto solamente la prima? Ho visto il primo perché non ci andava abbastanza spazio nella chiavetta. E quindi ho detto: vabbè, toglimi il secondo di Akebi, che tanto sono già abbastanza sicuro che mi farà cacare. Allora, io ho visto ancora pure la prima questa settimana. Poi, appena ho 2 minuti, recupero anche i secondi episodi, così poi voto al nostro sondaggio di merda. E quindi, vabbè, poi lo guardo. Però il primo episodio è stato devastante. Mi ha annoiato a morte. Poteva piacere solo a Giaggiu, non avevo dubbi sulla cosa, ma a lui piacciono tutte le cacate, perciò figuratevi se... No, vabbè, mi è sembrato che gli sia piaciuto così tanto, gli è piaciuto, però pure lui c'ha i suoi dubbi. Gli è piaciuto, a lui ha detto è perfetta la fotografia, la regia, le animazioni e non mi ricordo che cazzo aveva detto, la cazzata che aveva scritto l'altro giorno. No, ma a me aveva scritto a livello di animazione era un po' claudicante in realtà. No. Fa mente perché l'altro giorno l'ha scritto in chat davanti a tutti le 100 persone che erano qua. Domenica l'ha scritto. Quindi io ho votato Demon Slayer, l'episodio di Demon Slayer. Mi ha parlato molto meglio, per dirti, di Bische Doll, che ho visto felicemente, per dirti, e che... come al solito dimostra che alcune storie possono rendere tanto in determinati media a prescindere dall'originale. Sì. Che poi diverse cose, per quanto siano fedeli al manga, sono rese con tutta un'altra fotografia, con tutta un'altra proprio tutto un altro significato visivo. Vero. È molto più umana, secondo me, in questo adattamento qui. Nel manga c'aveva quasi un fascino divino, molto salvitico, molto messianico, mentre qui viene molto coperta da un senso di umanità che è anche fatto vedere dal fatto che lei è molto sessuale, molto sessualizzata in questo adattamento qui. Già nell'originale si sprecano le inquadrature sul sinne e culo, per carità, però qui già il fatto che dal secondo episodio sia diventata praticamente meme e virale il suo aspetto in bikini, certo, ti fa capire anche il senso maggiore sessuale che gli vogliono dare qui. Certo, no, ma io sono perfettamente d'accordo. A me è piaciuto parecchio, anche se devo dire che mi aspettavo l'aspetto sessuale del primo episodio maggiore a livello proprio... l'hai presente quando tu ti aspetti qualcosa di più pesantemente? Invece no, a parte un paio di scene che nell'effettiva erano forse un po' troppo, diciamo così, esagerate, ecco. Lei che anzi, ma cose così. A me è sembrata in realtà una visione molto piacevole, nel senso che è riuscita ad unire. L'altro giorno spiegavo questa cosa, dicevo, soprattutto la parte di fotografia fa un lavoro molto importante, perché riesce a creare quelle atmosfere giuste al momento giusto. Quando è col nonno è per esempio una luce molto asettica, molto standard, molto semplice. Quando invece poi c'è tutta la scena con lei nella sala dove c'è la cucitrice, l'atmosfera diventa tende all'arancione, perché come se stesse tramontando, cioè sta tramontando il sole, e rende più atmosfera da due persone che si incontrano. E per me ha funzionato, cioè per me è stato molto bello immedesimarmi nelle varie scene, vivere le varie scene col protagonista, per intenderci. Poi che lui mi sembra un po' cretino, penso che lo vedremo, perché già l'ho intuito il tipo di serie che è. Questo un po' forse mi dispiace, però spero di sbagliare. Guarda, in realtà da questo punto di vista, se ho capito, ti dico già che comunque l'elemento relazionale, sentimentale è abbastanza marginale. all'interno della storia. C'è però il loro rapporto è principalmente un rapporto di amicizia e di aiuto reciproco, perché loro si capiscono di essere persone molto simili, appartenenti però a contesti completamente diversi, e di conseguenza è questo il loro legame, che va oltre l'amicizia, va oltre anche poi la semplice relazione. In realtà è molto bello proprio per questo, perché vedi anche una sorta di amore platonico, se vogliamo definirlo così, che si evolve sempre di più, poi diventa anche fisico, per carità, ma è abbastanza irrilevante. L'elemento sessuale nel primo episodio secondo me è trattato in maniera molto interessante, perché è tutto legato al contrasto della sua presentazione, che lei inizialmente è una Gyaru, viene introdotta come una Gyaru, come la ragazza del nucleo scolastico, molto aperta, molto disponibile, che però al protagonista sembra irraggiungibile, perché lui appunto è un ragazzo molto timido, molto riservato, che ha paura di questo tipo di persone molto espansive. E infatti lei inizialmente viene quasi introdotta come una persona un po' spaventosa, la vediamo con il viso arcigno inizialmente, che si esprime anche con gli altri, e lui è sempre, la vede sempre in maniera abbastanza distaccata, anche a livello fotografico, prima della scena di rivelazione del colpo di scena. E quando poi effettivamente c'è il colpo di scena, lei viene presentata come invece una ragazza otaku, come una ragazza che nasconde questa sua passione perché sa l'effetto che potrebbe avere sulla sua immagine pubblica, e di conseguenza la vedi un attimo un po' illibata, no? Lo sguardo del protagonista inizia a cambiare, come hai detto tu, anche a livello fotografico avverti dei mutamenti cromatici, e lei a livello di espressioni diventa sempre più dolce e affabile. Infatti la vedi quando c'ha il cosplay, che c'ha tutto il viso rosso, sta quasi per piangere, tutto quanto. E poi pochi minuti dopo c'è il ribaltamento ulteriore dell'immagine, quando lei dice a che cosa appartiene il personaggio, a quale videogioco appartiene, e dice che è una schiava sessuale. E lì c'è subito l'introduzione dell'elemento sessuale, del ribaltamento della sua immagine, che prima era quella della ragazza pura che è vicina al protagonista a livello emotivo, e poi invece è un'immagine completa di una persona vera e propria che è molto espansiva, e quindi all'interno del nucleo scolastico ha il ruolo della Gyaru, però poi alla fine è una persona come un'altra, con i suoi hobby, le sue passioni, eccetera. No, devo dirti la verità, cioè proprio per queste cose mi è piaciuto parecchio. Almeno io ho visto sempre il primo episodio, non so se è uscito il secondo. Personalmente mi è sembrato proprio uno di quegli anime che avrei continuato a prescindere. Anche perché, lo sai, mi ricorda tanto quegli anime tipo similecci dei primi anni 2000. Dove ci sono quei personaggi super beta, il protagonista, lei super figa. Mi ha ricordato tanto quella struttura di là, che a me piacevano, cioè, lo sai che a me quei cartoni piacevano, quindi non so quanto effettivamente sarà così, però mi è sembrata una struttura molto rimarcante quel tipo di prodotto. Ha abbastanza un'identità del genere, però secondo me è più vicino a livello di identità a un Runway dei Waratte. Per trovare un titolo moderno me lo ricordo abbastanza, proprio perché, come ti dicevo prima, qui già dall'inizio non c'hai una parte sentimentale, che invece negli ecchi dei primi 2000 era sempre molto forte e molto evidenziata, perché appunto il protagonista doveva sempre innamorarsi di una delle ragazze che incontrava. Mentre qui alla fine il significato di tutta la serie è diverso, e quello che vuole significare, quello che vuole raccontare è la storia di due ragazzi che crescono e che cercano di affermare le proprie passioni al di là di quelli che potrebbero essere i pericoli o le ripercussioni sociali che possono avere. È anche molto interessante per vedere che questi ragazzi, no, come si interfacciano anche ai lati culturali della loro società, anche proprio ai sistemi che si vengono a creare, anche perché qui c'hai, no, l'incontro tra il cosplay, che è un lato culturale giapponese moderno, e poi le bambole, che sono invece qualcosa di antico, che ormai sta passando oltre nell'immaginario collettivo. Ed è molto figa come cosa, perché ci sono tanti dettagli che te la rendono sempre più interessante, tante cose che possono attrarre anche diverse fasce di pubblico, perché ci sei tu che sei attratto dall'idea della commedia ecchi, come ci può essere lo spettatore tipo me e Giaggiu, che invece vuole vedere i lati emozionali della faccenda, quelli di crescita e così via. Sì. Molto 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 bello. Poi cosa hai visto, Italo? Cosa hai visto poi? Ho visto, anche se magari Giaggiu ci rimarrà male adesso, Akozume, che è quello delle pulotte, delle poliziotte. Sì. Che mi dici, Italo? Ti è piaciuto? Beh, è esattamente quello che mi aspettavo, proprio una commedia vecchio stile, con due protagoniste femminili molto forti e molto emancipate, che risolvono vari casi tra casini e cose del genere. Lo so, beh, anche questo ha annoiato a morte. Annoiarti, alla fine è un po' strano. Che, ecco, cioè, non è magari una serie action, mettiamola così, ecco. Non ci sono così tante esplosioni, però alla fine i personaggi sono abbastanza carini. Lei, la senpai per esempio, è piuttosto carismatica. Non lo so, sinceramente non mi sono trovato un pochino, cioè già partivo un pochino col piede, come dire, storto, per intenderci. L'abbiamo visto su questa serie, e quindi poi mi sono ritrovato con questa cosa che sinceramente mi aspettavo un po' altro, devo dirti la verità. A me non è piaciuto, per me era molto difficile trovare qualcosa di diverso da quello che ci si poteva aspettare, insomma, anche un attimo conoscendo questo tipo di opere qui, cioè proprio una roba alla Sei in Arresto questa, sì, praticamente identica. Solo che Sei in Arresto dura, diciamo, poco, questo durerà una serie... Sei in Arresto erano tipo 39 episodi, Paolo. Durava giusto un po' di più. C'è il film, tu hai visto il film, ma c'è la serie. Io la serie non l'ho visto, ho visto solo il film. Mio Dio. Io me le sono viste, cioè, tutte queste serie, bene o male, le ho sempre viste, da Gasmith in Kerza, Dirty Per, tutte quelle che utilizzano questa struttura con due protagoniste femminili che fanno cose poi alla fine. Anche Miami Guns mi piaceva molto. Però sai, ecco qua dicono Carabinieri la serie, sì, perché mi è sembrato, ecco, l'hai presente tipo Distretto di Polizia, però no, ambientato... Non è la stessa cosa. Ho avuto l'idea di Distretto di Polizia dei giapponesi. No, il Distretto di Polizia è troppo stupido, cioè è troppo una roba pomposa, capito, fatta per celebrare il lavoro della polizia. A questi non mi fregava più un cazzo il lavoro della polizia, semplicemente sono due ragazze in divisa, per questo fanno parte della polizia, perché le ragazze in divisa sono fichissime. Ecco, Iario dice addirittura 52 gli episodi di Serie Arresto. Top. No, io non l'ho mai vista la serie, io manco sapevo che c'era la serie, ho visto solo il film, che c'ho pure in DVD per lo più. Se costa 2 euro, figurati. Non lo so sinceramente, Italo. Sinceramente ho avuto dubbi anche se continuarlo. Poi siccome sono il tipo che almeno 5 episodi li guarda, poi a prescindere poi me lo guarderò comunque tutto per poter dire minchia che schifo. E già lo so che mi sentirò questo forte sentimento di minchia che schifo. Paolo, non è una serie per te, non è che la devi guardare per forza. Tu c'hai sto problema che se una serie non ti piace è un problema incredibile. Minchia, ma è assurdo, diventa... Non frego cazzo a nessuno, Paolo. Ma mi angoscia il fatto che non mi piaccia questa serie, e quindi la devo guardare per capire perché non mi piace. Poi non c'è neanche il reale motivo del perché non mi piace, semplicemente non mi piace perché mi ha annoiato. magari. Vedi che è proprio il motivo più stupido, il motivo da lasciar perdere in assoluto, il motivo che ti deve far andare avanti e basta. Ma io non voglio vedere Manuela Arcuri in Carabinieri in versione giapponese. Io voglio Manuela Arcuri, non la versione giapponese di Manuela Arcuri. Capito? Ma non mi sembra neanche la versione giapponese di Manuela Arcuri. Da, un po' sì. Ah, solo perché c'è capelli neri, scusa. Sì, bravo. Ed è vestita ed è in divisa come in Carabinieri Manuela Arcuri. Cioè, ci sono forti richiami, secondo me è fortemente ispirata alla serie A Carabinieri. Paolo, scusami, mi hai fatto venire in mente una discussione che facevo con Mario un po' di tempo fa. Secondo te Manuela Arcuri è un'attrice? In che senso? Cioè, sì, no. Cioè, è considerabile un'attrice, secondo me. È considerabile è un parolone. Beh, ha fatto l'attrice. Cioè, è un po' differente il concetto. Ha fatto dei film. Ha fatto dei film, delle serie. Non è che è un'attrice, cioè, è una... Ecco. Una showgirl, come si... non si chiamano così, le showgirl. Sì, showgirl. È una showgirl. La showbiz italiana. Cioè... Perché mi dicevano che sono pazzo, perché non la considero un'attrice. Non lo, cioè, per me non è un'attrice. Ha fatto dei film. Ha fatto dei film. Cioè, il termine corretto è ha fatto dei film e ha fatto delle serie TV. Poi che sia. Cioè, mi sembra difficile definire un'attrice perché non è che ha performance chissà. Cioè, un'attrice, cioè, un attore e un'attrice si pensa che siano capaci di fare delle performance almeno minimamente accettabili. Lei ha fatto Carabinieri. Vabbè, ha fatto anche, ecco, cosa ha fatto dopo Carabinieri? Insomma... Forse ha partecipato a qualche film di Boldi e De Sica. Sì, sì, ma sicuramente ha fatto una tale a qualcosa. Fa la gnocca che passa 2 minuti, si fa trombare da De Sica. Infatti, cioè, sicuramente avrà fatto, ragazzi, qualche film con De Sica e Boldi. Quello ne sono, non dico certo, ma plausibile. Quindi no, cioè dai, che cazzatrice è, dai. No, per favore, non diciamo queste cose. Comunque, per farvi capire, io l'ho interpretato un po' così questa serie, quindi capite la mia non predisposizione a guardarla. No, a me sembra abbastanza diverso da Distretto di Polizia o Carabinieri la serie o Vittime di Mafia o I figli del boss, il capo dei capi. Non esistono neanche come serie, ma è probabile il capo dei capi. L'onore e il rispetto, dice che Angelo dice ha fatto l'onore e il rispetto con come si chiama l'attore quello di là? Gabriel Garco. O Raul Bova. No, Gabriel Garco. Raul Bova era in Distretto di Polizia, vedi, fra. Raul Bova è anche in Alien vs Predator. Vero, in Alien vs Predator all'inizio. Che cazzo ci faceva Raul Bova in Alien vs Predator? Che cazzo ne so. Uno dei film più imbecilli della storia per lo più. Vabbè, lasciamo stare. L'ultimo, mi sembra che ne avevi visti 4. Qual è l'ultimo che hai visto, Italo? No, ne ho visti 3. Ah, ne hai visti? Hai visto quelli? Ok, visti questi 3, vabbè. Vabbè, sì. come dire? Visto questi 3. Ma te internet te lo mettono a breve, hai detto? Giovedì, cioè io non vorrei dire il giorno perché quando lo dico sono sicuro che poi non vengono, lo posticipano, però non teoricamente dovrebbe venire giovedì il tecnico. Finalmente, almeno così ti guardi i cartoni normali. E avrei una super connessione. Raccontami di sta connessione, Italo, che poco fa sembravi molto entusiasta della cosa. Ma guarda, in realtà Giaggiu mi ha sparato addosso sin da subito e io gli ho fatto Giaggiu, adesso ci avrò 1 giga di upload, 2 giga di download. 16 giga solo in upload. Chi cazzo abita a Saturno? Cioè, a me non c'era neanche possibile l'opzione, capi? Trova una rete a 16 giga, l'ho trovata proprio un'offerta. Merda, io ne ho 32 in upload. Vedi, è Saturno. Io non la sapevo, cioè non la sapevo sta cosa, ero rimasto alla 2 giga, Paolo, non sapevo se stessero a 50 giga, a un terabit. E beh, considera che comunque tipo che ne so, le università, questi qua hanno quei tipi di connessioni. Ci sta. Sì, e poi non mi ci riesco neanche a guardare i cartoni streaming, ste merde dell'Unibo. Ma lo sai perché non li riesce? Perché li bloccano tipo questi siti. Sì, così, appunto. Ma lo sai che li puoi raggirare molto facilmente? Però vabbè, poi te lo insegno. No, non c'ho pazienza. Se ci avessi pazienza, Paolo, avrei già rubato la wifi a qualche vicino. E perché non l'hai fatto, Italo? No, noi ci dissociamo ovviamente dal rubare i wifi dei vicini, ovviamente, però... No, ho detto che se avessi pazienza lo farei, ma sono una persona senza pazienza, molto pigra, quindi non la faccio, signor Twitch, non si preoccupi. Okay, per... I miei difetti mi aiutano a non violare la legge, non si preoccupi. No, mi sembrava il nuovo social boom. Perché? Quello viola la legge tutto il tempo, non l'hanno bannato, scusami. Vabbè, ma quella è una rockstar, può permetterselo. Ah, ok, ok. Io vorrei essere come Social Boom, farmi menare tipo quando vado dai rapper a casa loro. Mi vorresti essere un cretino? No, ci dissociavo da questi insulti non poco carini verso un nostro... No, collega. È un vezzeggiativo, diciamo, verso una persona che è proprio lo specchio di tutto ciò che non va in questo paese. E che come idolo c'ha Fabrizio Corona, che per me è già molto definibile della persona. Ma è un grande Fabrizio Corona, no? Ah, vedi, appunto. Io sto con Fabrizio Corona. Cioè, lui... Cosa? Io sto con... Io sto con Fabrizio Corona, ho detto. Ah, nel senso che stai in una relazione con Fabrizio Corona. Magari. Perché è uscito fuori recentemente che uno del Grande Fratello, non ho idea di chi cazzo sia, è stato con Fabrizio Corona. E questa sembra una notizia tanto importante da farci 7 notizie dell'Ansa. E vabbè. Comunque ci hanno riscattato un video, Christian. Ah, così. Sì, ragazzi, adesso facciamo già chatting comunque, perché noi ce l'avevamo il tema, ma siccome non c'è stato Giaggiu, abbiamo detto parliamo un attimo di cartoni stagionali, quelli che ho guardato, e poi rispondiamo alle domande dei ragazzi, che sicuramente saranno molte, vero? Sì. Evangelion si basa su una teoria del complotto. Tu lo vuoi guardare? Sono 8 minuti di video. Sì, io in realtà c'avevo anche già una risposta che sì, il complotto è ideato da tuo padre nel postiglio di casa vostra, però guardiamolo. Ok, ora lo metto. Siete felici della candidatura di Berlusconi alla presidenza? Assolutamente sì, dopo tutto già i primi 20 anni della mia vita sono stati funestati dalla sua presenza, figurati se non voglio che anche gli ultimi lo siano. Infatti ci sta. Italo, aspetta un minuto, ti stavo dicendo qualcosa. Ok, ci siamo, stacco la musica e partiamo. Sentiamo sto video, va? Evangelion è un'opera dalle 1000 sfaccettature. Ogni volta che cerco di inquadrarla rimango spiazzato dalla mole di risorse intellettuali che idea che hanno impiegato per riuscire a costruire un universo così denso ed eterogeneo di concetti, suggestioni, idee ed emozioni. Evangelion è una serie decisamente complicata, perché i suoi canali di espressione si diramano per tantissimi interdipendenti a 1.5, creando quella gigantesca chimera di significati impossibile da afferrare una volta per tutte. Precedentemente nel mio canale ho parlato di Evangelion in relazione a Kierkegaard e Schopenhauer, nei miei due video sulla distinzione di Evangelion. Quest'oggi vorrei parlare della relazione che sussiste tra alcune teorie del complotto e l'ontogenesi dell'umanità, cioè la creazione dell'uomo in Evangelion. Okay. La teoria del complotto, che a mio avviso ha una relazione evidente con Evangelion, è chiamata in italiano teoria degli antichi astronauti. Questa teoria, non riconosciuta da alcuna comunità scientifica, non ha una forma chiara e precisa, perché al suo interno ci sono idee anche in contrasto tra loro, le quali partono tutte più o meno dalle stesse premesse, ma possono giungere anche a conseguenze diametralmente quando parlo non mi sento più il video e non riesco a fare un discorso sensato, e che c'è davvero bisogno di tutte queste sovraletture ogni volta, cioè non ci siamo già passati. No, non ci siamo mai passati. perché non passerà mai, Italo. Noi vivremo con la questione di sovraletture, qualsiasi cosa vedremo, qualsiasi cosa assimileremo, lo sovralettureremo. Sì Paolo, ma io di questa cosa ne ho già sentito parlare tipo 15 volte da utenti con nickname tipo Frazzo il Pazzo, che dall'altezza della loro laurea in scienze della comunicazione vogliono fare questi discorsi super profondi, che sicuramente Deaki Anno ha pensato quando realizzava la serie del 95, certo, facendosi cazzi suoi e guardandosi Ideon fino alle 4 del mattino. Ma lui lo pensava per forza, scusami, perché dubiti di idea che hanno? Perché le ho viste le foto della sua stanza e mi sembra che ci avesse i libri di Gibson, Galbraith, altri autori della fantascienza, non di Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer ed Erich von Däniken. Che ne sai, ma lui li rubava su internet. Sì, sì, va bene, ti devo rispondere. Dell'86, del 90, del 95. Lui era avanti nel tempo, capì? Lui è sì, un c'era Deep Gen già nel 95, mi raccomando, non avete sentito nulla, ragazzi. Ecco cosa succede quando lasci allo spettatore l'interpretazione della tua opera invece di essere chiaro nell'esporre le tematiche che vuoi raccontare veramente. Beh, non sono d'accordo, perché le tematiche che voleva raccontare chiaramente Anno le ha raccontate chiaramente. Se poi ha aggiunto le suggestioni visive o, come le definisce questo video, intellettuali, l'ha fatto per una questione di stimoli, non di certo perché poi nel 2022 tanti ragazzini di 18 anni potessero fare dei video sopra queste questioni. L'idea dell'autore è sempre quella di stimolare lo spettatore, no? Di offrirgli degli strumenti culturali anche non necessari ad inquadrare la sua opera. Se poi un ragazzo pensa che, siccome ha visto un riferimento alla Cabbala in Evangelion, allora la Cabbala sia un elemento importantissimo da analizzare e studiare, quella non è colpa di Anno, è colpa del fatto che ci sono troppi ragazzini che si pompano e cercano di anche dire a se stessi di essere intelligenti, cercando determinate cose che la massa non cerca. Certo. Comunque qualcuno dice... siamo sempre là. Qualcuno, Nietzsche dice, ma poi qualcuno mi spiega da dove vengono tutte queste cose dei Fist Ancestral Race e tutte quelle pippe sui semi della vita. Qua gli stavamo rispondendo. Vengono dai giochi, ragazzi, che sono canonici nel mondo di Evangelion. Fanno parte dell'universo principale della serie. E sono canonici con quello che lui voleva sapere, voleva dire e voleva fare. Per questo sappiamo determinate cose sugli Impact, su tutti quelli che sono gli angeli, sui semi mandati per errore. Tutto quello sappiamo da quelle cose e sono canonici, quindi sappiamo che funziona così, ma anche perché poi lui l'ha ripresi nei film, in un modo o nell'altro ce le ha, o nei film o nella serie ce l'ha poi confermati, perciò, come dire, questa è la cosa. Vabbè, continuiamo il video a sto punto, vediamo dove vuole arrivare, anche se... di questa teoria è che l'umanità è il risultato di esperimenti genetici condotti da extraterrestri, che per qualche motivo avevano interesse nel crearci. Secondo i sostenitori di questa teoria, il nostro pianeta sarebbe ricchissimo di testimonianze artistiche, letterarie e religiose del contatto tra gli alieni e gli uomini, e soprattutto i Maya e Sumeri sarebbero state le civiltà che hanno avuto uno scambio più intenso con i loro creatori. In Italia è residente uno dei maggiori esponenti di una teoria pseudoscientifica che può essere annoverata tra le teorie degli antichi astronauti. Il suo nome è Mauro Biglino. Biglino! Biglino afferma che le antiche saghe epiche, ma soprattutto la Bibbia e la Torah, sarebbero testimonianze storiche di contatti alieni, filtrati dal linguaggio metaforico dell'uomo prelogico e prescientifico. Ma tu l'hai mai visto il podcast di Fedez con Biglino? No. È delirio puro. Cioè, se vi volete fare un pochino di risate, raga, guardatevi quel podcast. Bigli non li è impazzito, briglie sciolte, perché Fedez è un po' ignorante e quindi gli faceva le domande base tipo ma scusami, ma la Bibbia ce l'hanno sempre passata così, e tipo e perché così, e tipo gli faceva le domande tipo bambino, perché nella Bibbia c'è scritto e il biglino praticamente ha fatto show parlando dall'inizio utilizzando perché tu usi Yahweh no scusami, si utilizzavano Elohim, ma che El è un plurale, quindi gli spiriti degli dei, quindi ha fatto tutto su tutti questi discorsi sugli Elohim, cose del genere. Impazzito Biglino, un grande. Vabbè, un grande video, vediamo cosa c'entra con l'Evangelion. Non utilizza mai la parola alieno, dicendo che secondo lui possono essere sia alieni che altri esseri, e visto che la Bibbia non li chiama mai in questo modo, non vede il motivo di chiamarli alieni di sua volta, preferendo il termine ebraico Elohim. Per qualche ragione, secondo Biglino, gli Elohim avrebbero creato l'umanità attraverso una scienza iperprogredita e poi avrebbero condotto esperimenti su di essa. Questi esperimenti sarebbero stati compiuti nei giardini di coltivazione genetica, che nel linguaggio biblico sono chiamati Eden. Dio sarebbe quindi un alieno o un gruppo di alieni approdati sul nostro pianeta che attraverso la scienza diede inizio all'umanità sulla Terra come esperimento controllato. Per esempio, quando nella Genesi si dice che dalla costola di Adamo nacque Eva, si intende che gli Elohim asportarono del materiale genetico dalla costa di Adamo per creare attraverso dell'ingegneria genetica Eva, in modo tale da rendere la riproduzione umana indipendente dalla scienza degli Elohim. Questa teoria mischia sia creazionismo che evoluzionismo, infatti il seme della vita viene impiantato in giardini genetici, ma poi si sviluppa seguendo le leggi di Darwin all'interno dell'ecosistema della Terra. In Evangelion invece l'umanità è creata dalla First Ancestral Race, degli alieni che per motivi oscuri avrebbero mandato sulla Terra sia il frutto della vita che il frutto della conoscenza. Dal frutto della vita si sarebbero originati gli angeli, mentre dal frutto della conoscenza si sarebbero originati gli uomini. La prima razza ancestrale non solo avrebbe spedito i due semi, ma avrebbe anche mandato assieme a loro i relativi modi di controllo in caso di emergenza, cioè le lance di Longinus e i manuali delle istruzioni di evoluzione che nella serie vengono chiamati rotoli. Dov'è Italo? Italo è morto, ragazzi. Ha sentito troppe cazzate tutte insieme ed è esploso, ragazzi. No, Italo! Non lo guardiamo più Evangelion, te lo giuro, ma ritorna Italo! Italo, dove sei? Italo è stato assorbito. Dalla Bibbia non parla di Dio a Evangelion non parla di otaku. Aspetta, eccolo, eccolo qua. Italo? Che è successo? Sei esploso, Italo. Sì, la connessione dati senza che io toccassi nulla. Proprio ha detto, sai che c'è, mo hai rotto il cazzo, basta. Mi sembrava che c'è stato tipo il quinto impact ed è esploso il tuo telefono. No, purtroppo non ha detto nulla di strano che comunque mi facesse strano. Okay. Ok, rimetti indietro. Se poteva anche essere che spaccavo il computer. Ok. A quel livello. La rimandi indietro di qualche secondo così riprendi da dove stavamo ascoltando. Due semi. Avrebbe anche mandato assieme a loro i relativi modi di controllo in caso di emergenza, cioè le lance di Longinus, i manuali delle istruzioni di evoluzione che nella serie vengono chiamati rotoli dal Mar Morto. Queste pergamene furono scritte dalla prima razza ancestrale e sembrerebbero contenere delle profezie riguardanti il destino dell'umanità ed altre informazioni che purtroppo non possediamo. In un certo qual modo la prima razza ancestrale può ricordare il Dio creatore della tradizione cristiana. L'umanità sarebbe quindi originata da una tecnologia aliena che ha viaggiato nell'universo attraverso una navicella spaziale che si sta facendo, i quali contenevano i semi da cui originare la nuova vita. L'arma che avrebbe potuto fermare tutto quanto, e poi le pergamene del Mar Morto, che sarebbero testi profetici sul futuro della razza umana. Queste informazioni sono per lo più contenute nelle informazioni classificate del videogioco per PS2 e PSP, ma se volete un video più completo sull'argomento, vi consiglio di guardare un mio vecchio video in cui spiego la storia dell'origine dell'umanità in Evangelion. Trovate il link in descrizione. I continui rimandi cabalistici e biblici di Evangelion ricordano molto quell'atmosfera occulta arcana che alleggia attorno alle teorie degli antichi astronauti. Nella visione più materialistica di Dio non sembra implausibile identificarlo come un alieno, visto che non abita sul pianeta Terra e che dimora sopra i cieli. Hanno di sicuro conosciuto e letto queste teorie per sviluppare la genesi del mondo di Evangelion, la quale riecheggia continuamente di queste teorie pseudoscientifiche complottiste. Mi piace questo di sicuro, molto solido, lui lo sa per certo perché è amico intimo di Anno. No, scusa, ce l'ho visto io, quindi è chiaro che Agno ce l'abbia messo. Ah, ok. Ah, ok, che mi sembrava che... Mi sembra un semplice ragionamento logico, Paolo, non ti facevo così stupido. Scusami, pensavo che foste amici, devo dire. Mamma mia, mi dispiace. No, chi lo conosce, anzi, sono sicuro che mi sarebbe antipatico. Ah, oh, bello. Ah, ci sta. Andiamo avanti. Una grande differenza tra le teorie degli antichi astronauti ed Evangelion è che nell'anime Lilith ed Adam, i due missari di Dio, fonti della vita, sono tenuti in cattività dall'uomo, il quale in un certo senso li controlla. Mentre nelle teorie degli antichi astronauti o gli alieni sono scomparsi dal mondo e nessuno sa dove si trovano, oppure tirano le fila del mondo da luoghi e modi sconosciuti. La Sele in Evangelion rappresenterebbe l'ente che detiene il sapere supremo, avendo letto il manuale delle istruzioni di come funziona l'umanità, cioè i rotoli del Mar Morto, e quindi come massoneria si prende l'incarico di direzionare l'umanità verso Dio e verso la perfezione genetica, visto che il suo percorso evoluzionistico è ulteriormente migliorabile. La Sele simboleggia sicuramente quelli che comunemente chiamiamo illuminati, cioè un gruppo di persone che tirano le file del mondo, rimanendo nell'ombra. I membri della Sele sono rispettivamente di nazionalità tedesca, statunitense, inglese, francese e russa, ed attraverso la loro influenza riescono a controllare i governi di tutto il mondo. Durante il clusterfuck di roba. Ma dico... L'hai fermato per non riprenderlo mai più, sì. Cioè, possiamo staccarlo, sono d'accordo sul che lo possiamo staccare, perché, come dire, siamo arrivati a un punto di non ritorno per sta discussione. A sto punto meglio che ci leggiamo la notizia delirio ad un convegno del Senato italiano spuntano video hentai. Scusa, questa è la notizia più bella della giornata. Con tutto il rispetto per l'impegno, con tutta la buona volontà e alla chiara ricerca che questo ragazzo si è fatto. Io ho solo una domanda alla fine di tutto questo. Ma e quindi? Cioè, che cosa mi serve tutto sto pappardello di informazioni? Perché cioè, hanno... Che cosa mi fa arrivare? Quale chiave di lettura mi aggiunge? È un complottista, Anno. È l'obbiglino dei giapponesi. E a me? E al popolo? Che cazzo ce ne frega? Noi dobbiamo credere che siamo stati creati dagli alieni. Questo è il punto. Va bene, lo credo. Ne sono fermamente convinto. Adesso sai che dentro il tuo cuore sei un alieno. Quindi devo fare praticamente come in Essi Vivono, il film di Carpenter, prendere una pistola e sparare a tutti quanti, questo mi stai dicendo. No, devi rapire la gente. Sì. E basta. Perché credo che possa essere mia amica, poi in realtà scopo che sei i primi alieni che vogliono incularmi. Bravo. Rubi la gente e fai esperimenti tipo gli alieni, ficchi sondene dal culo, cose così più o meno. Ok, no, adesso sta diventando un altro film, Paolo, non è singolo questo. Alien. Dai, sì, sto mixando un pochino i film, tipo l'altro giorno ho visto un film su Prime che si chiamava tipo La loro venuta, una cosa del genere. Sto tizio lavorava alla NASA e viene rapito, però lui per errore riesce a riprendere col cellulare un cazzo di alieno per tipo 3 secondi. Poi lo riportano nella Terra e lui riesce a mettere sto video su internet e la gente non gli crede, tipo cose del genere, dicono tu sei un falso, quel video è un falso, è CGI di bassa qualità, e poi con questi alieni cominciano a rapire le persone veramente, è stato un film terrificante. Va bene, dici il titolo così lo evito. Non mi ricordo come si chiama. L'ho rimosso completamente. Però, questo è proprio da ABC, ti devi ricordare i film di merda, se no poi come li sconsigli. Italo, ti giuro, non lo so perché l'ho continuato a guardare, era notte fonda, ho detto vabbè, ma perché non dormo? Non avevo sonno e ho guardato sto cazzo di film di merda su sto tizio che era nella NASA e viene rapito dagli alieni. Da alieni fatti di CGI molto brutta a quanto pare. No, quelli del film dicevano che era CGI molto brutta, ma in realtà era discretamente accettabile per il tipo di film. Quindi si cacavano addosso nel film anche non avendo la necessità di farlo. Sì, sì. Cioè di criticarsi da soli. Aspetta, ti dico... Vabbè, non c'è bisogno che mi dici adesso come si chiama, lo dici pure dopo. Adesso magari possiamo continuare a fare la live. Quindi... non mi ricordo come si chiama, non lo trovo. Ma ve lo volevo dire, va bene. Allora ci leggiamo questa notizia, perché è successo ieri. Sì. Delirio ad un convegno del Senato italiano, spuntano video hentai. Ragazzi, io qua non c'è, ma ho visto il video perché l'ha mandato Berto in una delle nostre chat con i vari amici, e ha mandato sto video del cazzo. Diceva: oh, guardate che è successo. Allora, cosa è successo? Difficile da credere, ma questo non è l'hentai click, è un fatto di cronaca successo veramente, che sta facendo il giro di tutte le testate giornalistiche. Durante un convegno online del Senato, con l'ospite l'illustre premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, qualcuno si è intromesso nella riunione svoltandosi su Zoom e ha condiviso a tutto schermo... Svoltasi! Ah, svolta... niente, lascia stare. Svoltasi su Zoom e ha condiviso... Svoltandosi! Ma io dicevo che cazzo si... a tutto schermo un paio di video hentai con tanto di audio in sottofondo, lasciando sbigottiti tutti i presenti. Ma quindi è stato un intrusore dell'ultima ora, un marrano, che un bandito che si è introdotto su Zoom e ha iniziato a mettere video. Ti immagini, questo ha trovato il link di Zoom, è entrato, boom, gli hentai davanti per tutti. Ma come l'ha trovato questo? Ma che cazzo? Allora, il fatto si è verificato nella giornata di lunedì, nel bel mezzo dell'evento intitolato Per una PA trasparente, una conferenza organizzata da Maria Laura Mantovani, senatrice del Movimento 5 Stelle, e trasmessa sia su Facebook che sul sito ufficiale del Senato. Tutto stava procedendo con ordine, ma a un certo punto un misterioso utente chiamato Alex Spence ha fatto irruzione sulla scena, mostrando un ente realizzato in grafica tridimensionale con protagonista Tifa di Final Fantasy VII. Scatta il panico in aula e fra i collegati da casa tutti rimangono ammutoliti davanti all'oltraggiosa scena che si para davanti ai loro occhi. Intanto... ah, buona scopata, oh madonna. L'intruso continua ad agire nella confusione generale e fa partire un secondo video hentai, questa volta su Xianling di Genshin Impact. Poco prima di essere cacciato fuori dalla regia, c'è questo tizio, ragazzi, è riuscito a mettere due contenuti video porno prima che qualcuno che avesse i poteri lo potesse cacciare. Ma è un genio! Chissà quanto durava a sto punto il video di Tifa, che immagino 7 minuti di questi nel panico che cercavano di cacciarlo mentre registrando le zine di sta tizia e il computer grafico che ballonzolano sullo schermo. 2 sono state le reazioni di chi, a suo malgrado, ha assistito all'intero spettacolo. La senatrice Mantovani ha detto che sarà subito fatta denuncia alla polizia postale. Lo sdegno è arrivato anche da parte del senatore Mario Turco, figura molto vicina all'ex premier Giuseppe Conte. Nel frattempo la registrazione è stata diffusa in rete e condivisa in formato integrale dal sito di Gossip Dagospia. E c'è pure il link, ed è diventata bersaglio di meme e battute ironiche da parte degli utenti, grazie al cazzo. Insomma, questo 2022 è iniziato da poco e in politica già ne stiamo vedendo di tutti i colori, ma quasi nessuno si sarebbe aspettato un crossover fra questo mondo e quello degli hentai. Viviamo davvero in una strana e al tempo stesso interessante linea temporale. Allora, poteva essere geniale solo se invece di porno hentai generici ci avessero messo delle fan art della versione anime della Meloni scopata a sangue da Nicoletta o da Matteo Renzi. Messaggio politico molto forte, secondo me. Ma sarebbe piaciuto a quelli del Movimento 5 Stelle una cosa del genere? Non lo so. Magari da un punto di vista pubblico no, perché devono far finta, ma poi appena si chiudevano le porte, via di spumante, cocaina e vabbè, classici politici italiani, figurati. Sì, poi classici politici di destra, come sono quelli del Movimento 5 Stelle. Niente raga, questa di qua è la miglior tempolinea che stiamo vivendo. A proposito di cose, ragazzi, potete mandarci se volete video, tanto per ora siamo un po' così scazzati, perché tanto... Allora, vediamo... sì, in merito a questa notizia qua mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che è successa recentemente, che non so se hai letto, che negli ultimi anni, più o meno negli ultimi 5-6 anni, nel mondo dell'editoria... c'era un tizio che praticamente si fingeva parte di varie agenzie e si faceva mandare i manoscritti di best seller di gente piuttosto importante, tipo di Ken Follett, di Stephen King. Questo si faceva mandare libri proprio di un certo peso. E hanno scoperto tipo un paio di settimane fa che era un ragazzo italiano che lavora in un'agenzia sempre correlata ai diritti, a vendita di diritti, compravendita di diritti, inglese, che praticamente se li teneva per sé. Cioè era riuscito a trovare un sistema per fingersi determinati agenti letterari, tipo cambiando parte dell'indirizzo email, che tipo magari era gmail.it, lui faceva gmail.com, e però non ne faceva nulla di questi manoscritti, non li rivendeva, non ricattava, se li teneva. Vabbè, aveva solamente la grande voglia di leggere in anteprima. Ho capito, zio, questo praticamente si è rischiato il lavoro che mo sicuramente perderà. Adesso gli faranno un mega processo, perché comunque è furto di proprietà intellettuale. E boh, rischia un sacco perché voleva leggere. E vabbè, voleva in anteprima i libri di Stephen King, che ne so. Cioè, capì? Ci sono rimasti tutti quanti perché si aspettavano, sai, un commercio illegale di libri. Invece niente. Oppure che fosse qualcuno che li metteva su internet, invece no. Un semplice appassionato che per non pagare i libri si rubava identità, perché poi c'è pure il furto di identità da mettere in mezzo, e si faceva mandare i libri. A scuola gli hanno insegnato ad acculturarsi in ogni modo possibile. E lui voleva... Lui l'ha presa alla lettera. Proprio alla lettera, cioè lui voleva sapere. Lui era un grande appassionato della sapienza. Infatti era romano. Ma purtroppo si è tradito, perché a quanto pare aveva chiesto alla casa editrice che ha le opere di Elena Ferrante di mandargli il manoscritto di Elena Ferrante. Okay. Cioè quella, essendo una che non ha neanche l'identità pubblica, il processo suo è molto segretato. Quindi non mandano manoscritti in anteprima oppure sostitutivi, eccetera. Ne mandano solo uno con dei precisi tempi e delle precise modalità. E quindi si è tradito. Perché la tizia di cui aveva rubato l'identità, queste cose le sapeva. E quindi quelli della casa editrice si sono insospettiti subito. Dice, com'è possibile che ha esagerato? È quello il problema. Gliel'abbiamo detto, perché non se lo ricorda. Vabbè, certo. È una cosa strana, Italo, cioè nel senso, si è fatto fregare per un libro di Elena Ferrante. Ma è come se praticamente noi adesso iniziassimo a fingerci, che ne so, Carlo Cavazzoli, Alex Corazza, iniziamo a scrivere agli studi giapponesi di mandarci i master degli episodi perché non ce l'hanno ancora mandati, e quelli ce li mandano. E noi continuiamo così per tipo 5-6 anni. Come fanno a non rendersene conto? Sinceramente va bene. Allora, pronto per creare l'account Alex Corazza @ ci ho dovuto pensare un attimo. Io pensavo che fosse fattibile. All'inizio stavo pensando, ho detto, ma non lo so se lo possiamo. Poi ho detto, vabbè, mi sembra fattibilissimo, facciamo. Vediamo, ci facciamo mandare i master. Tipo, che ne so, alexcorazza@dynit.com invece di .it, e si mandano email. A tutti, perfetto. Perfetto, ragazzi. Da domani i master su Anime Time. Abbiamo scoperto come si fa. Veri appassionati, non chi si abbona a Crunchyroll. Vedi, grande Paolino, hai scoperto. Sì, da domani ci guardiamo i cartoni qui perché abbiamo noi i diritti, essendo noi di Dynit. E se magari Twitch ci fa una segnalazione, noi mandiamo una mail dall'indirizzo alexcorazza@dynit.com. Noi abbiamo i diritti. Sì. Mica, ma questo tizio posso dirti che è un genio. Cazzo, anche perché è un ragazzo di tipo 27 anni. Cioè, questa cosa la fa da quanto ne ha 20. Cioè, ti rendi conto che lui ha fottuto l'industria mondiale letteraria per 6 anni? Assurdo. Ma come si fa poi a farselo spedire? Risalirebbero al falso prima o poi? No, Driller, perché i master, cioè i master, così come le anteprime, si mandano online. Ormai, non si... Sì, si faceva del digitale, la copia digitale molto semplicemente, perché lui diceva ci serve per le correzioni oppure ci serve come materiale pubblicitario se ce lo mandate, perché sì, può capitare magari che si perde la copia, no? Oppure che non c'hai l'originale e quindi ti vuoi basare sull'originale per fare determinate correzioni. Certo. Quindi chiedi la versione digitale e quelli te la mandano. Sì, poi sto tizio, lavorando in un'azienda che già di per sé si occupava di ste cose, cioè aveva pure i contatti precisi, quindi sapeva a chi scrivere, capì? Certo, sapeva a chi scrivere e faceva quei piccoli cambi tra com e t e cose del genere per fregare proprio il sistema. Assurdo, assurdo, assurdo. Wow. Sì. Vedete ragazzi, se leggete i quotidiani o guardate il telegiornale potete vederle pure queste storie carine, invece di non fare un cazzo tutta la giornata come al solito guardando Anime Time. Se ti interessa, allora io ho delle altre notizie, però sempre sui porno. No, mi bestemmierei contro, perché li ho presi ovviamente da everyeye.it. Ah vabbè, perché ti devo bestemmiare contro? Il miglior sito di informazione coverato agli anime. L'attacco dei giganti. Quanto sono alti i vari giganti? Le misure ufficiali. Questa è una delle... Porca troia. Tokyo Ghoul. I fan sperano in un reboot. Studio Mappa è la scelta più indicata. Questa mettila perché voglio vedere il contenuto, che cosa dice, che sarà originale, immagino. Tokyo Ghoul, i fan sperano il reboot, Studio Mappa è la scelta più indicata. Giuro che se l'hanno presa sta cosa da Reddit, scendo per strada e prendo a testate le prime persone che vedo. Vabbè Paolo, ma tu sei il primo ad utilizzare Reddit come fonte di informazione affidabile. Sì, non è affidabile. Io vedo che la gente che pensa su Reddit, ma non ci faccio un articolo di giornale. Allora, Tokyo Ghoul potrebbe anche non avere una serie anime in corso al momento dopo la conclusione di Tokyo Ghoul Re, ma la storia di Ken Kaneki ha raccolto un bel po' di fan nel corso degli anni. Molti di questi incrociano le dita affinché l'anime arrivi un giorno di nuovo sul piccolo schermo. E con Studio Mappa, che si è fatto un nome importante anche a livello mainstream con Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e il futuro Chainsaw Man, molti fan sperano che lo studio d'animazione sia quello che si incaricherà di riportare il mondo dei ghoul creato da Suishida alla ribalta. Ma capì, il metodo migliore per valutare la stabilità e la validità di uno studio: basarsi sui cartoni che devono uscire, tipo Chainsaw Man. Ma leggi che c'è scritto, guarda. Il fan di Tokyo Ghoul Luca Zero ha condiviso su Twitter le sue speranze per il ritorno della... Grande Luca Zero. Chi cazzo è Luca Zero? Il ritorno della serie anime ha fatto discutere altri fan sul fatto che possa essere Mappa lo studio migliore per riportare Ken Kaneki sul piccolo schermo. Luke però non ha dato solo Mappa. Spero davvero che Mappa Ufotable animino Tokyo Ghoul un giorno. Il manga è così bello e merita un adattamento adeguato. Sarebbe facilmente un anime da 10 su 10 se fatto bene. Sì, sicuro. Le risposte. Penso che sarebbe spettacolare se fatto da Wit piuttosto che da Ufotable o Mappa. Ufotable e Mappa possono produrre animazioni di qualità, ma per me Wit è il migliore. Madhouse, Mappa o Wit per il reboot. Tokyo Ghoul ha sicuramente bisogno di un altro anime che possa dargli l'apprezzamento di cui ha bisogno. Un manga incredibile come Tokyo Ghoul, che ha ricevuto un adattamento così poco brillante, è stato davvero deludente, specialmente con tutti i tagli. Probabilmente non avremo un altro adattamento, ma ho ancora qualche speranza. Però scusami, perché ha bisogno di un altro anime? Cioè, è proprio un'idea che io non riesco a capire, non ci riesco ad entrare dentro, perché se è un'opera di valore, lo è a prescindere da se abbia un buon adattamento o meno. Non è che io mi incazzo perché, che ne so, l'insostenibile leggezza dell'essere non c'ha un film decente. Me ne sbatto il cazzo perché a me piace il libro, mica mi piace l'idea che debba averci poi un film. Perché si è così ossessionati dall'idea che se un manga non c'ha un adattamento anime bello, allora c'è qualcosa che manca? Perché l'anime è il supporto del manga, quindi se non c'è l'anime bello, il manga fa pure schifo. Sì. Poi c'è il solito Farabarese che fa Italo, ma perché FMA ha avuto un'altra serie? Perché l'editore non era soddisfatto dalla prima e gli ha chiesto: ce ne fate un'altra più fedele al manga, visto che è quello che dobbiamo vendere? Che poi è sempre quello là. Full Metal Alchemist è stato un campione di successo nel periodo in cui uscì, e se vuoi ribrandizzare una serie che effettivamente ha funzionato, lo fai facilmente in questo modo. Anche perché nel periodo di FMA poi tirarono fuori, sempre dall'Arakawa, tirarono fuori poi Silver Spoon, proprio in quel periodo uscì per esempio Silver Spoon, quindi comunque per rilanciare anche la stessa mangaka in un modo o nell'altro ribrandizzi qualcosa che ha avuto super successo. Ha senso. Cioè ci sono delle logiche di mercato che noi non possiamo sapere del perché ci può essere un reboot o meno. Vedete Fate è stato ributtato 500 milioni di volte praticamente, tra i film, la serie che hanno fatto, la vecchia serie. Questo perché è un brand che in Giappone funziona sempre e sanno che devono tirare fuori cose di Fate perché il gioco deve andare avanti, e tutte le serie che vengono scelte attualmente dai fan è proprio dovuto a questo. I fan comprano, pagano milioni di euro, perché quello è il giro che è per il gacha game, e loro tengono il brand alto facendo uscire le serie. Perché dovrebbe uscire un remake di Tokyo Ghoul? Che cosa devono ribrandizzare? Sì, ma proprio al di là delle necessità economiche, è proprio un ragionamento culturale che io non riesco a capire. Perché è come se nella mancanza di un anime ci fosse un vuoto da colmare. Ma in realtà, se a te piace il manga e mi scassi anche il cazzo dicendomi costantemente read dei manga, allora probabilmente non c'è bisogno di un anime. Cioè, leggiti il manga, valorizza il manga e basta, guardati altri cartoni. Certo. Cioè, infatti, cioè, veramente io... Ma poi siamo nel periodo in cui ci sono un macello ormai di original che in un modo o nell'altro... Cioè, ci sono, non tantissimi, ma ci sono. Ci sono sempre tanti adattamenti delle cose più disparate, anche di serietà. Ma perché sempre ritornare su qualcosa che abbiamo già visto per forza? Reboot? Vedi, io l'altro giorno per pura curiosità mi sono rivisto il reboot, non tutto, mi sono visto 3 episodi, poi non ce l'ho fatta, di Shaman King. No, cioè veramente non lo voglio il reboot. Cioè, già la serie vecchia aveva i suoi problemi, soprattutto dalla seconda metà in poi. Avevamo bisogno di un adattamento che mi fa incazzare in 3 episodi, cioè in un'ora mi ha fatto incazzare. No, non lo guardo. Maltflats, il fatto è che il videogioco è una cosa totalmente diversa, soprattutto a livello di meccaniche, perché comunque ogni 8 anni esce una console nuova e quindi la tecnologia si rinnova, no? E ti crea il bisogno di un gioco con un'estetica e magari anche delle meccaniche adeguate alla nuova tecnologia. Mentre invece gli anime, per quanto la tecnologia vada avanti e per quanto tu li possa fare più belli da vedere, sono comunque, cioè, prodotti che non hanno bisogno di nascere solo per soddisfare la voglia di una persona che legge un fumetto. Cioè non è quella la meccanica, sono opere d'arte, di conseguenza dovrebbero essere considerate come tali. Mentre invece per il videogioco c'è anche più la logica dell'intrattenimento, del voler giocare effettivamente. Cioè, poi ragazzi, qua sto leggendo un'altra cosa, dice Lime, diceva: ma cosa Paolo, gli originali ne fanno col contagocce? In realtà c'è stato un periodo in cui gli originali non uscivano più praticamente, stiamo parlando tipo intorno al 2010, gli originali erano 0, cioè 1. Ora invece nel 2021 ci sono stati un po' di originali anche abbastanza interessanti, vedi per esempio Odd Taxi, per esempio, un esempio così a caso, ma in realtà le opere original ora stanno cominciando a riuscire, sempre con degli stilemi che li possiamo associare al periodo, però in un modo o nell'altro ci sono. Qualcuno che ha magari anche coraggio di fare qualcosa di diverso si trova. Mm-hmm. Sì, ma poi secondo me bisognerebbe passare un po' di più l'idea che anche se non lo sono da un punto di vista dell'origine, tutti gli anime nascono da sé. Tutti gli anime sono definibili originali, nella stessa misura in cui consideriamo tali film e serie TV che vengono tratti da altri soggetti. Che quando parliamo per esempio di Titans, la serie che sta andando in onda su Netflix basata appunto sui Teen Titans della DC, che cazzo se ne frega del fatto che è completamente diverso dal fumetto? Che non c'entra proprio nulla con la storia originale, che prende i personaggi e li cambia totalmente, cercando sempre di fare un omaggio, ma battendosene altamente delle storie che li hanno caratterizzati nell'altro media. Ma com'è Italo la serie? Perché effettivamente è un teen drama. Molto semplicemente a me piace per alcune cose, però per tante altre credo che se lo guardassi con un po' più il cervello acceso lo detesterei. Ok. Perché soprattutto la terza stagione c'ha tante stronzate, ma tantissime, però è guardabile. Al di là di questo, non abbiamo la concezione che sia direttamente un adattamento, perché siamo abituati col cinema e col film, col cinema e con la serie, con la televisione, a vedere delle cose che sono diverse, che proprio esprimendosi in un altro linguaggio cercano di stabilire una propria identità, mentre invece noi gli anime li abbiamo sempre visti come degli adattamenti e quindi non riusciamo a concepire il fatto che il lavoro di partenza è totalmente diverso, perché anche quando vai a concepire un anime basandoti su un soggetto cartaceo, su un soggetto fumettistico, l'idea di partenza è diversa, il modo in cui si struttura il tutto dall'origine è diverso, perché c'hai sempre delle altre persone che ci lavorano, sempre un altro processo lavorativo. Di conseguenza cerchiamo anche di dare valore agli anime che sono degli adattamenti come anime originali, come serie che partono da altri processi, da altri concetti e da altre idee, che altrimenti si andrà sempre a pensare che l'anime parte dal mangaka, e non è così. Anche quando c'è un'idea di base si parte sempre poi dalla visione di altre persone, come col cinema. Certo. Cioè nessuno mai si sarebbe andato a sognare di scassare il cazzo a Kubrick per Shining, a parte l'autore che giustamente è, che è rosicato, ha rosicato parecchio Stephen King, ma quanto ha rosicato su Kubrick. Sì. Così tanto che ha dovuto fare un sequel solo per farci fare un film, tra l'altro orribile, Dottor Sleep. Vabbè, Ma comunque questo di qua, prescindere da tutto questo, alla fine io sono, cioè vedi, è sempre quello la questione di serie A, serie B per quanto concerne anime e cose del genere. Se è per il film allora sono original, altrimenti no, non va bene così. Sì, perché magari nel film noti di più il lavoro, no? Però anche qui l'idea, no, dello studio che magari può fare un lavoro differente e portare valore ad un adattamento anime precedentemente fatto male. Cioè, certo. Su cosa si basa? Su cosa si dovrebbe basare se non sull'idea che effettivamente ogni adattamento è fine a se stesso e ha le sue particolarità? Perché poi è come se, capì, dire questo studio può farlo meglio e ignorare il fatto che un anime deve essere scritto da qualcuno. Certo. La maggior parte degli studi non ha sceneggiatori che ci lavorano all'interno, quindi che cazzo cambia se lo fa questo studio o lo fa quell'altro, se poi lo sceneggiatore è un cane, infatti, in entrambi i casi. Sì, cioè, come al solito, vabbè, questi qua, ho capito, l'hanno scritto 4 persone e Everyeye ci ha fatto la storia dicendo che i fan chiedono, figurati, perché questi qua sono 4 scappati di casa che hanno scritto ste cazzate, capi? Vabbè, lasciamo stare. Allora, Italo, io ho un altro articolo. Però ti devi tenere forte per questo articolo, va bene? Va bene. Sei sicuro? Io sono qua. Va bene. Sono sicuro. Yu Yu Hakusho, di che segno zodiacale è Yusuke e in che modo influisce sulla sua persona? Sono molto curioso. Questa è una delle informazioni su cui non dormo la notte. Io mi sento male. Con il recente... Io ho usato una clip di Yu degli Spettri per un video e mi chiedevo, ma Yusuke di che segno zodiacale sarà? Di Alberto Lanzidei, grazie Alberto. Con il recente approdo della nuova edizione italiana sul canale Mediaset Italia 2 analizziamo le caratteristiche di Yusuke Urameshi, di che segno zodiacale è e in che modo la sua costellazione incide sulla sua personalità. Mi piace questa partenza. All'inizio con le caratteristiche di Yusuke Urameshi, quindi adesso proviamo a vedere un po' il suo carattere, i suoi atteggiamenti. No, di che segno zodiacale è? Paolo Fox è arrivato. In qualche modo l'astrologia fornisce accurate spiegazioni sull'indole di una persona, ma ciò vale anche per il mondo degli anime? Proviamo a fornire una risposta a tale quesito analizzando la natura del protagonista dell'opera di Yoshiro Togata. Yoshiro Togata! Poi tra l'altro, vabbè, prima dici il mondo degli anime, poi parliamo dell'opera di un mangaka attraverso il suo segno zodiacale. Ma chi li scrive sti articoli? Questo poi lo condivido sul mio Facebook dicendo che è la vergogna. Ok, essendo nato il 26 marzo, Yusuke è del segno dell'Ariete. Ok. Questa costellazione gli calza al pennello, poiché all'inizio dell'avventura era un teppista di strada, un delinquente che marinava la scuola e che attaccava a briga con chiunque. Questo suo fare testardo rientra tra le negatività di un ariete. Capì? Ariete. Ah, quindi lui è un teppista perché è un ariete, non perché non c'ha il padre, la sua situazione familiare è un po' disastrata e quindi sta sempre depresso e per questo ribalta la sua rabbia sugli altri. No, è perché è un ariete, va bene? Okay. Per quanto riguarda i tratti positivi, Yusuke ha un forte senso della giustizia e sfrutta la sua natura ottusa magari, per aiutare chi ha bisogno. Le persone la sfrutta, cioè vede tipo uno in mezzo alla sala e sta venendo picchiato e pensa io sono una persona ottusa, quindi adesso lo andrò a salvare. No, perché ottuso non la pensa, lo fa perché lui ha la giustizia. No, scusami, sfrutta, quindi c'è un pensiero attivo. C'è l'idea di sfruttare qualcosa. Sì, vabbè, lo sfrutta inconsapevole, capite? Cioè, non stiamo troppo a cercare... Beh, Paolo, puoi anche semplicemente dirmi che è scritto malissimo questo articolo e che non c'è una buona comprensione della lingua italiana. Le persone nate sotto il segno dell'Ariete, infatti, sono note per essere orientate dall'azione e per non preoccuparsi del pensiero altrui. Capito, Italo? Una perfetta descrizione di Yusuke, comunque. Che si tratta di fare risse con altri deppisti o di salvare il mondo dai pericoli spirituali, Yusuke si dimostra coraggioso e al tempo stesso gentile, esattamente come un vero Ariete. Per altre curiosità non esattamente come il protagonista di un battle shonen. No, no. Per altre curiosità e approfondimenti del genere vi lasciamo al segno zodiacale di Goku. Vi ricordiamo che andiamo a vedere anche quello di Goku. Tanto ormai le cazzate l'abbiamo fatto. Dragon Ball, di che segno zodiacale è Goku e in che modo incide la sua, sulla sua personalità? Anche lui l'Ariete. Ma poi scusami, sul pianeta dei Saiyan contano i mesi alla stessa maniera di come li contano sulla Terra. Certo, perché il pianeta dei Saiyan fanno il giro a 360 gradi, cioè 360 giorni. A 360 gradi per forza, 360 giorni pure, come noi. Perché è lo stesso pianeta, la Terra e quello dei Saiyan, sono tipo gemelli. Lo ha detto Togata, grazie Matremina. L'ha detto Togata. Sì, l'ha detto Togata. Comprendere il segno zodiacale di un singolo individuo. Perché se lo diceva Toriyama non c'era da fidarsi. Come ti fai a fidare di Toriyama? Si dimentica sempre. L'ha detto Togata, Togata si ricorda di tutto. Togata, lui perfetto. Comprendere il segno zodiacale di un singolo individuo a volte può voler dire scoprire tutto di lui, dalle più piccole particolarità fino a pregi e difetti. Ma ciò vale anche per i personaggi del mondo anime e manga. Vabbè, scopriamolo con il mitico Saiyan Goku. Vabbè. Prosegue la rubrica dell'oroscopo dei personaggi anime. Dopo aver scoperto di quali segni zodiacali sono il protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya, e quello di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, e Sasuke di Naruto. Aspetta. Questa volta è il turno del personaggio più rappresentativo, Son Goku. Considerato come tutti il padre, cioè considerato come il padre di tutti i protagonisti battle shonen moderni, Kakarot, questo è il suo vero nome da Saiyan, è nato il 16 aprile. Il protagonista ideato da Akira Toriyama è dunque del segno dell'Ariete. Quindi anche lui è un classico protagonista di un battle shonen. La personalità di Goku, come abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo trentennio, è audace e ben definita, ma si allinea con l'archetipo del suo segno zodiacale. L'Ariete è un segno di fuoco e di fatto Goku è una persona appassionata. Che si tratti di combattere, allenarsi o anche semplicemente mangiare, lui ci mette sempre il 100%. Certo. Goku è uno che non fa le cose a metà, mai. Tranne Freezer, perché a una certa lo fa per davvero a metà. Ci ho pensato dopo. Mi sento male. I nati sotto il segno dell'Ariete sono marcati come spiriti liberi, che trovano grande difficoltà nel rimanere sempre nello stesso posto o a concentrarsi su una singola cosa. Kakarot, da buona Ariete, è sempre andata alla ricerca di nuove avventure e combattimenti, piuttosto che godersi la serenità della sua famiglia. Però vedi, impariamo diversi lati dell'Ariete, che prima abbiamo visto il fatto che sono tutti e testardi, adesso invece sono spiriti liberi che cercano sempre nuove avventure. Certo. Un'altra qualità dell'Ariete incarnata da Goku è lo spirito guerriero. Da buon Saiyan non rinuncia mai all'addestramento e alla battaglia. Lui semplicemente ama combattere e sfidare se stesso e gli altri. Ovviamente la personalità di Goku è delineata da altre caratteristiche, come ad esempio la spensieratezza e la goffaggine, ma una buona parte della sua persona la si può scoprire, come abbiamo analizzato, semplice attraverso la sua costellazione. Forse semplicemente voleva scrivere. Che l'autore Akira Toriyama abbia studiato il segno dell'Ariete per rifarsi sul carattere di Goku. Ci salutiamo lasciando che è il meraviglioso personaggio di Dragon Ball che sorvola i cieli di Manhattan. Lo devo aprire, Italo. No, però ho appena notato che c'è addirittura la fonte, quindi questi non sono neanche articoli che fanno loro originalmente, ma semplicemente li traducono da Comic Book Resources. Oh Gesù bambino. Cioè, delle cose tanto imbecilli non le fanno neanche loro, ma... Le copiano, le traducono. Non neanche male, perché qui no, c'è un'immagine che lì non c'è. No, neanche le traducono. Perché? Perché qua ci sono cose che traducono solo delle parti. Traducono solo quello che gli va. Sì, traducono solo delle parti. Come si fa a scuola? No, copia ma cambia qualcosa. Copia, ma... Pablo stesso ci scampa. Oh Gesù bambino. Ah, boh, Paolo, lo fanno tutti. Sì, 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 certo, lo fanno tutti, però non tutti si mettono a copiare di che segno zodiacale è degli anime. La leggiamo. Appunto, per questo c'è da valorizzare ancora di più il lavoro di Everyeye, no? Per questo coraggio. Leggiamo quella solo su Sasuke e poi basta. E poi basta, ti giuro, voglio solamente sapere Sasuke che segno zodiacale è. Tutti vogliamo sapere No, è Leone. Secondo me è dell'Ariete. No, perché lui è Leone. Allora, Sasuke è nato il 23 luglio, quindi vicinamente io sono nato il 28, ci sta che è Leone. Solo pochi mesi prima di Naruto stesso, ed è nato sotto il segno astrologico del Leone, un segno di fuoco. Wow! Per molti versi Sasuke incarna davvero il leone dello zodiaco della storia di Naruto. Nessuno può ostacolare un fiero leone. A cui partiamo proprio diretti, qui ha cambiato pure l'articolista, sì. Adesso è Matteo Gatta a scrivere, invece di fare l'introduzione è subito partito in quarta. Ma lui si sente carico, non lo vedi che si sente carico, Sasuke? Come un leone. Per molti versi Sasuke è il leone perfetto nella storia di Naruto, soprattutto per la sua feroce determinazione nel riuscire a farsi un nome. Essendo nato nella prestigiosa famiglia Uchiha, ci si aspettava molto da Sasuke fin dall'inizio, anche vedendo visto il suo talentuoso fratello Itachi, anche vedendo visto, ma manco io scrivo così. Anche per gli standard degli Uchiha, Sasuke è un ragazzo motivato e aggressivo che vuole più di ogni altra cosa diventare un eccellente ninja e guadagnare l'approvazione di suo padre. Come un leone orgoglioso e testardo, Sasuke lavora instancabilmente per diventare il numero 1, ma diviene presto frustrato dalle reazioni del padre Fugaku e Itachi, che lo ignorano o lo danno per scontato. Nessun leone si accontenta di passare in secondo piano o essere anonimo. Sasuke vuole essere il protagonista. Intelligente Sasuke. Anni dopo il massacro degli Uchiha, Sasuke si ritrova nella squadra 7 insieme a Naruto, Uzumaki e Sakura Runo, e Sasuke, da orgoglioso leone, sente che la sua squadra non è abbastanza buona per lui. È ossessionato dall'idea di acquisire forza per affrontare di nuovo suo fratello un giorno, e da leone testardo e vanitoso, Sasuke si rifiuta di vedere qualcun altro come suo pari. Vabbè, non proprio. Per un certo periodo Sasuke tiene sotto controllo la sua natura da leone e gode di una sana rivalità con Naruto. Ma questo cambia quando Sasuke incontra nuovamente Itachi e Kisame Oshigaki. Sasuke riprende la sua sconsiderata ricerca del potere e tradisce l'intero villaggio della foglia per ottenere ciò che vuole. Vede le persone come risorse e ostacoli nella sua ricerca per il raggiungimento di Itachi. È solo un orgoglioso e feroce leone potrebbe vedere le cose in termini così opposti, bianchi e neri. Sasuke mantiene il suo orgoglio. Comunque, non è che la mette da parte la sua natura da leone con la rivalità con Naruto, anzi c'è tutta la parte di lui che viene sconfitto da Rock Lee, che si sente un perdente e quindi deve andare ad allenarsi con Kakashi per sviluppargli le falchi. Cioè, mi sembra proprio il contrario. C'è tutta una parte che proprio ribadisce il fatto che lui vuole sentirsi più forte degli altri. Tutto il Samurai dei Chunin a quello serve. Poi anche il fatto che lui perda, tra virgolette, con Gaara, appunto accende il conflitto finale. In realtà è tutta una cosa che lui ci porta per tutta la prima parte. Certo. Non la mette mai dal lato per l'amicizia. L'amicizia diventa un fattore importante per lui, ma mai primario rispetto alla vendetta. Vero. Sasuke mantiene il suo orgoglio anche dopo essere diventato il subordinato di Orochimaru, e quando arriva il momento Sasuke si rivolta anche contro Orochimaru e lo assorbe, vedendo quest'ultimo come un semplice trampolino di lancio per raggiungere Itachi. Va bene. Sasuke forma poi una propria squadra con Suigetsu, Yugo e Karin e affronta molti nemici potenti, da Itachi stesso a Killer B e persino i 5 Kage riuniti nel paese del ferro. La natura leonina di Sasuke viene finalmente domata quando ha il suo ultimo combattimento contro Naruto e diviene alleato del 7° Kage, Naruto Uzumaki, in età adulta. Va bene. Qua non hanno parlato molto dei leoni. Il ragazzo di prima mi sembrava più ferrato sui segni zodiacali. Sì, qui è quasi come se non lo voleste fare questo articolo. Ed è strano, perché è un articolo così interessante e pieno di spunti. Cioè, mi sembrava un articolo molto, molto caruccio da condividere su Sasuke. La tematica mi sembra l'ideale, cioè mi sembra proprio qualcosa che interessa tutti. Bello, sempre articoli molto interessanti su EveryEye, posso dirtelo? Comunque si sono creati una realtà editoriale che non ha competitor, che comunque chi è che fa questi articoli qui? Se non Comic Book Resources, che però è inglese, quindi non è un competitor. Certo, vabbè. Mi sento un po' spaesato da quello che abbiamo appena letto. Posso dirtelo, come al solito EveryEye riesce a destabilizzare la mia sanità mentale. Io ormai sono abbastanza abituato a tutto questo. Alla fine siamo noi gli outsider, Paolo, in tutto ciò. Non è l'informazione corretta quella che deve avere spazio nel mondo dell'animazione, ma quella scema. Quella dei cosplay, del cinghialone a pecora e così via. Belli, quegli articoli mi piacciono veramente di EveryEye, devo dirti la verità. Cioè, alla fine, cioè, questo cosplay di Nami e Nico Robin sulle coste di Wano e sono tutte nude. Sì. Cazzo, zio, non devi neanche fare la fatica di andartela a cercare su Instagram. Ti puoi spippettare proprio in diretta con un articolo. Cioè, assurdo, cioè tu. Il futuro. Non sto scherzando, ragazzi. Questo di Nami e Nico Robin l'ho visto 2 secondi fa scendendo sugli articoli di EveryEye. Avevo intenzione di aprirlo. Anche, aspetta, lo apro giusto per curiosità. Fatemi vedere. Che con un altro articolo? No, niente. Ho visto i cosplay di Nami e Nico Robin. Devo dirti la verità, non mi sono piaciuti parecchio. Ah, va bene, non tutti i cosplay di Nico Robin possono essere fatti bene. Allora, cosa ne pensate di Tamako Market e The Film? Volevo cominciarlo proprio oggi. Ma è una serie noiosa. Non credo la si possa definire in altra maniera, nel senso che è una serie molto dilatata in cui non succede assolutamente niente, e quindi ti può piacere solo se effettivamente hai voglia di una roba improntata totalmente al relax. Il film è una storia diversa perché cerca effettivamente di stabilire dei rapporti e di dare un senso a questa ambientazione, però la serie è tutta un niente che mangia il niente. Sì, assolutissimo. Il film non è malissimo, anche caruccio da guardare. Il problema è la serie, che è una noia. Io lo ripeto sempre, guardavo il muro e mi sembrava più interessante rispetto a quello che stavo guardando rispetto a Tamako Market. Sì. Cioè, è una serie... Non è una serie per spettatori normali, devi essere molto anime fan per apprezzare una cosa del genere. O devi essere show. Non per... Sì, o devi essere show, che è molto un anime fan. In bei tempi in cui c'era Hentai Eye, ricordo belle rubriche e tanti articoli su visual novel. Chissà perché non l'hanno più quella rubrica. Ma io non ce l'ho neanche con EveryEye. Cioè, ce l'avrei col caporedattore in realtà della sezione anime e manga. Perché, cioè, quanto devi essere scarso per fare questi articoli da caporedattore. Io un po' ce l'ho pure col modo in cui è impostata l'informazione su cultura nerd, definiamola così, in Italia, perché è proprio strutturata su questo tipo di notizie e di informazioni. Non c'è effettivamente l'interesse reale che ci può essere per un notiziario giornalista, per un quotidiano generalista, e quindi alla fine ci si deve specializzare molto su notizie che possono avere un pubblico ampio, perché la notizia dell'annuncio di titolo X oppure di quello che è successo ad autore Y e cose del genere interessano molto poco, come interessano molto poco le notizie in merito alla produzione di cartone Z oppure di un animatore W che si sente male, rischia di morire. Interessano molto di più le notizie sui culi, perché sono culi, quindi interessano di base. No, ma io sono anche d'accordo. Però... se tu mi dici guarda, noi vogliamo che i nostri articoli facciano tot visualizzazioni perché giustamente ci vogliono guadagnare da queste cose. E, come dire, in un modo o nell'altro, cioè, se uno ha un sito è normale che vuole anche guadagnarci o cose del genere. Va bene. Sì, deve sostenere. Però sai, cioè, tra questi 10.000 articoli di merda, magari uno buono ogni tanto lo potresti far fare a un tuo redattore. Così. Sì, ma anzitutto dovresti avere il redattore capace di farlo, e non mi sembra che ce l'abbiano in Everyeye, e poi dovresti appunto avere una linea editoriale precisa, che non sia andiamo a trovare gli articoli che sono andati meglio sul CBR, su Comic Book Resources, e copiamoli, perché quella è la linea editoriale. E quando non è così facciamo le top 10 degli anime, che ci saranno sicuramente poi gli stronzi su Twitch e YouTube che ci vanno a reagire, e quindi anche se magari lo leggono tante persone abbiamo da lì il traffico. Vabbè, così sono strutturati, sì. Cioè non c'è un'idea di facciamo informazione sugli anime o abbiamo una redazione di anime e manga che si occupa effettivamente di questi argomenti a livello culturale. C'è una redazione giornalistica che fa informazione sui fatti e non dei fatti. Certo. Secondo voi qualcuno che porta notizie dovrebbe adattarsi al pubblico e portare le solite cose o provare qualcosa di nuovo e veramente interessante? Boh, è una domanda un po'... come dire... Il giornalismo moderno segue la prima filosofia, la prima linea editoriale, perché oggi non c'hai più la sicurezza che le persone stiano sempre lì a guardare notizie e devi attrarle nell'aprirle. Il clickbait è nato per questo, perché c'è sempre più la necessità di portare le persone ad essere interessate al contenuto già dalla copertina, perché di base prima c'era la necessità dell'informazione e quindi tu sapevi che le persone stavano lì fisse a comprarsi il quotidiano oppure a vedersi il telegiornale. Oggi invece, notatelo, ci sono sempre meno persone che guardano il telegiornale. G5 c'ha avuto un calo di 1 milione di spettatori, una roba del genere, che è abbastanza allarmante. Come dire, Studio Aperto ha chiuso. Studio Aperto ha chiuso, sì, assolutamente. Perché appunto oggi le persone si fanno la propria informazione, cercano da sé le notizie, e quindi non c'hai più l'idea dell'utente già interessato di base. Quindi oggi per aprirti un sito di informazione su un qualsiasi argomento devi essere accattivante sin dall'inizio e dare al pubblico ciò che vuole. Poi secondo me si passa sempre l'idea sbagliata in questo senso, perché sì, magari in questa maniera potrai avere un traffico che alle volte è anche molto elevato, perché parlandovi da caporedattori, ex caporedattori di Dottor Commodore, questa cosa succedeva, che di tanto in tanto ci fosse un articolo che ti faceva un sacco di visualizzazioni, però poi generalmente la tua redazione sarà poco cacata, perché effettivamente non dà nulla di speciale o di particolare a confezionarsi. Certo. Se invece sviluppi una linea editoriale precisa con dei contenuti che si affiancano a quelli più mainstream e che danno una precisa idea di ciò che questi articoli possono dare agli utenti, hai una marcia in più, perché ti distingui rispetto alla marmaglia di altre persone che fanno tutte le stesse cose nella stessa identica maniera. Vedete ragazzi, poi quando eravamo là in Dottor Commodore, la redazione in un anno era l'unica che aveva fatto tutto in positivo, solo che cioè noi eravamo veramente con tutti i dati statistici in positivo rispetto all'anno precedente, solo che per quanto tu puoi fare la linea editoriale con contenuti, nei valori assoluti, per quanto, anche per quanto fossimo in positivo, comunque poi in valori assoluti non era, diciamo così, all'altezza di altre redazioni che avevano il clickbait, per intenderci. Ed era... non di tutte, perché in realtà... Anche alcune che avevano clickbait le battevamo pure, però è per farvi capire che comunque la linea editoriale del contenuto, dell'originalità non ripaga a livello di numeri, e chi è il tuo committente, in questo caso il tuo datore di lavoro se parliamo di riviste che ti pagano, o comunque il direttore per intenderci, vuole quello. Sì, poi il problema è che oggi si vuole anche tutto e subito, e quindi un sito che si pone di essere un grande sito di informazione vuole subito stabilire una propria importanza, no? E quindi vuole immediatamente dei risultati abbastanza soddisfacenti, che di sicuro non puoi avere se invece imposti una linea editoriale pensata sul lungo termine. Certo. Noi di Anime Time sappiamo perfettamente di non poter avere subito determinati numeri, però siamo anche a coscienza del fatto che se continuiamo con una determinata costanza ad offrire un determinato prodotto che potete trovare solo da noi, i numeri arrivano come effettivamente stanno arrivando. Certo. Noi nel tempo siamo cresciuti parecchio, ma è dovuto anche a questo fatto che se al momento volete in Italia qualcuno che parla di anime in un determinato modo, potete venire solo qui e basta, cioè perché, ma perché effettivamente non c'è nessun altro che lo fa, non perché non... Siamo arroganti, ci crediamo chissà che cosa. Semplicemente non ci sono. C'è nessuno che parli di anime come lo facciamo noi, non c'è nessuno che ogni giorno, a parte un tot tema, pure l'ospite, e si parla di cose specifiche, non di cose generiche. Siamo gli unici che effettivamente affrontano sempre l'animazione giapponese da qualsiasi punto di vista, invece magari di mettersi a guardarla per un paio di serie alla settimana, e così via. Ma un bel sito, non avete mai pensato di farlo? Ma in realtà non c'è proprio motivo, perché il sito va... Il sito innanzitutto va gestito, il sito sono rogne, non pensa... cioè, pensate che è una cosa... sono rogne. Se avessimo voluto continuare a scrivere, scrivevamo su Dottor Comodo, ci tenevamo il ruolo di caporedattore lì, ma raga, rogne sono. Sono innanzitutto doverti mettere a confronto con 18 milioni di persone, ognuno che pensa cose differenti, tu che vuoi fare una cosa però intanto c'è quello che ti dice no, devono uscire questi articoli, no, devi fare questo, no, devi fare quello. Vedete che sono super rogne i siti, soprattutto quelli di informazione, e soprattutto se volete sfondare sotto quel campo. E soprattutto non sono così remunerativi, anzi sono proprio zero remunerativi, anzi no, ci metti tu soldi praticamente. Sì, in pratica sì. Quindi non è che non avremo speranza contro everyeye, semplicemente viaggeremo su due tipi di pubblici differenti. Ho pensato se dire pubblico. No, ma non sarebbe neanche una cosa proprio fattibile, perché cioè ti devi mettere effettivamente a combattere contro i mulini a vento se la vuoi fare in maniera precisa ed ordinata, perché anche Anime Click, per quanto sia un buon sito di informazione, certe volte deve scendere a dei compromessi, e personalmente per me quel tipo di compromessi non vi dico che non vanno fatti, ma sono cose che preferisco evitare. Infatti certe cose in Dottor Commodore le abbiamo fatte, ma perché non sentivo di avere altra scelta, perché semplicemente ci dicevano, come dice Paolo, lavori in un ambiente con tante altre persone, devi anche considerare poi le volontà delle altre persone. Però se tu vuoi fare una cosa con tutti i crismi che insista su una linea editoriale precisa e che non scenda a compromessi con altri tipi di contenuti, non lo puoi fare, cioè è proprio inutile provare a farlo, perché avrai sempre un pubblico molto ristretto che ha magari l'interesse a venire da te, il grosso del pubblico non ce l'ha, non lo maturirà mai questo interesse. Certo. La scorsa volta ho beccato un articolo di Anime Click in cui si parlava degli anime più attesi e c'era Noragami in copertina. Vabbè, ma l'hai aperto per vedere se infatti, perché c'era Noragami in copertina? Perché magari erano gli anime più attesi o gli anime più attesi, per esempio, di un'altra stagione, per esempio. Quindi non più attesi di 4 anni fa, immagino. Magari sono quelli più vecchi. Infatti c'è un articolo più vecchio. Poi io ripeto, è stato annunciato un nuovo capitolo di Hunter x Hunter alle 15. Ok, da chi? Perché? Cosa e come? In che senso? Cioè, tu non puoi venire qui e sparare una bomba così a caso senza andiamo su Anime Click. Senza niente. Gli anime sono un prodotto secondario e non artistici. Fanno bene a vedere out su Twitch. Grazie, yes, maestro Togashi. Maestro Togashi, ma sì, un nuovo articolo? Un nuovo articolo, un nuovo capitolo? No, ma voi comunque fate il cazzo che volete, vi piace mangiare a merda, mangiate a merda. Ah no, volevi, scherzavo, ok, pure io scherzavo, sospeso 10 minuti. Sì, mi sembrano pochi, io ho aperto effettivamente Google per andare a cercare e mi sento molto preso in giro. Sì, pure io ho aperto Anime Click e ho detto com'è che non c'è un articolo sulla cosa, sarebbe esploso, vabbè. Nei click ci poteva pure stare, loro li mettono in ritardo, però non ci sta da nessun'altra parte. Allora, aspetto i vostri articoli su che deodorante usa Satoru Gojo. Usa Chilli per uomini. Nel mio intimo c'è... No, scusate, è Sommatoline Cosmetic quello che c'è io, scusami. Deodorante pelli sensibili. Hai la pelle sensibile, senza alcol, pollergenico, l'estate prima. Buone sono le Deodorante Cosmetic, molto buone. Ma Chilli si usa per... Vabbè, Angelo, io lo stavo pure leggendo. Vedi, poi qualche volta lo banno per sempre. Un detergente intimo, non mi sembra nulla di spettacolare. Secondo me il problema di internet è che chiunque può scrivere di tutto, cioè è troppo facile farlo. Ma capisci, Scavari, che però non dovrebbe essere un problema quanto un pregio. Nel senso che internet parte proprio dall'idea della condivisione, della connessione globale tra persone che non potrebbero mai conoscersi. Parte proprio dall'idea di far incontrare me e Paolo e rovinarci la vita a vicenda. Per esempio. E di conseguenza dovrebbe essere bello che chiunque possa scrivere di tutto. È brutto nella misura in cui purtroppo la gente non sa regolarsi, diciamo, e non sa capire quando è, tra virgolette, importante condividere la propria opinione e quando invece non gliene frega un cazzo a nessuno. E quindi il più delle volte vedi un sacco di persone che cercano di far passare le proprie idee senza il minimo riguardo nei confronti di quello che è reale, quello che è oggettivo, quello che è bello e quello che non lo è. E ti trovi tante opinioni irrilevanti che il più delle volte sono anche un po' deleterie per tutta la community, no? Perché parliamo anche di idee come shonen vuol dire roba per ragazzi e lo sapete ormai. Certo. Voglio leggere la domanda di Fra, dice: che ne pensate del fatto che DS al cinema abbia fatto così poco? Perché io stamattina, mi sembra, me lo sono andato a guardare e ha fatto... Sì, ha fatto 14.000 euro e mi pare 1.500 spettatori. 1.500 spettatori. Che per un film che è uscito un anno e mezzo fa, è uscito su Prime 6 mesi fa, per me... non è un successo, ovviamente, però non è neanche un risultato così brutto considerando quanto tempo è passato e visto che è andato pure su tutti i canali, come dire, i canali ufficiali. o no? Sì, io non so se è perché la Dynit sta qua vicino, ma appena hai nominato sta cosa di Demon Slayer, fuori dalla mia finestra si è alzata una nebbia inquietante. Ci stanno venendo a prendermi, tipo tipo alla, con i dissennatori alla Harry Potter, tutto si congela, tipo in quel modo. Sì, sì, sta succedendo la stessa identica cosa, proprio un freddo delle ossa, l'umidità. Ti stanno assorbendo la vita. No, vabbè, a parte gli scherzi, ma per me è un risultato abbastanza ovvio. Non ti dico che sia positivo perché comunque abbastanza inquietante, sì, inquietante vedere 1500 persone che vanno alla prima del film che nella storia del cinema giapponese ha incassato di più in assoluto, e del film che ha rotto tutti i record e ha di nuovo imposto l'animazione come qualcosa da vedere assolutamente al cinema. Cioè, in un'altra circostanza magari per me sarebbe pure stato un buon risultato, però dobbiamo vedere il peso che questo film doveva avere effettivamente e il peso che non ha potuto avere per tutta una serie di circostanze che dipendono e non dipendono ovviamente da Dynit, però vanno anche a ricadere su di loro, certo, perché si sono mossi effettivamente malissimo con questo film. Devi vedere in quanta misura sia la loro responsabilità, però effettivamente a me sembra che con una mossa del genere il nome di Dynit nei distributori cinematografici vada per forza a decadere in questo senso qui, perché comunque gli avranno detto non preoccupatevi, questo è un film che ha sfondato tutto, e come Your Name ci potrebbe essere la stessa cosa, perché poi le circostanze non erano molto diverse. Anche Your Name era uscito da un anno, anche Your Name se l'erano visto un sacco di persone, però Your Name ha sfondato sia perché è un film che non dipende da un brand, sia perché non c'era su Prime. Però posso dirti che la questione Prime secondo me è molto troppo influenzato troppo. Appunto quello che ho detto adesso. Cioè, proprio Prime che ha funto da discriminante in questo senso qui, perché se Your Name tu te lo vedevi da privato appassionato in maniera illegale, di Slayer se l'è visto tutto il pubblico che effettivamente poteva essere interessato al titolo. Certo. Su Prime c'hai accesso molto facile, quindi te lo guardi. Poi ripeto, il fatto che sia uscito già 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, il film fa pure. Sì. Cioè, troppe varianti. Per me fa cosa fino a un certo punto, nel senso che se una persona è interessata a vedere un film ci certo va, perché alla fine altrimenti non farebbero tutte le varie run di Blade Runner e film di un sacco di tempo fa. Però in questo caso qui non c'è l'idea del o me lo vado a vedere al cinema o non me lo posso vedere da nessun'altra parte, perché sta su Prime e me lo vedo là, non c'ho manco bisogno di comprarmi il DVD che mi costa altri 10 euro, c'ho l'abbonamento, è una cosa che già pago, certo, e lo recupero easy. Certo Babba, questa vedremo, tanto non era 3 giorni, quanti giorni sono? 3 giorni? Sono 3 giorni. Sì, vedremo domani, magari era il lunedì che non è andato bene, che ne sappiamo noi, anche se la vedo dura. Io penso che oggi faranno ancora meno numeri rispetto a ieri. Ma scusami un attimo, come puoi pensare che un film che mandi dentro la settimana e che è diretto ad un pubblico di super giovani possa andare effettivamente bene? Ma loro lo sanno, ma non è neanche una novità, loro lo sanno perfettamente qual è il problema alla base di questa storia. Perché io non sono sicuro che loro si aspettassero dei risultati del genere, ti dico la verità, penso che loro si aspettassero risultati maggiori. Ma può essere, attenzione, ma come fa il pubblico di 14, 15 anni, 12 anni, che sarebbe il pubblico di Demon Slayer, ad andare un film che non è il sabato o la domenica? Dimmelo tu, cioè chi è questo genitore che ti manda alle 8 di sera? È il periodo, capi, perché siamo nella ripartenza delle scuole, siamo nelle prime interrogazioni, un periodo in cui effettivamente la gente al cinema ci può andare, anche perché ormai negli ultimi 2 anni comunque la sala ne ha subite di tante, certo. E devi anche rivedere effettivamente se si riprenderanno al di là di Demon Slayer, al di là di Dynit. Vero, vero, no, ma questo è vero, però che si deve fare? Cioè, un po' si deve rilanciare la cosa. Semplicemente per me, come al solito, la scelta, che ovviamente non dipende probabilmente da Dynit, di fare lunedì, martedì e mercoledì è proprio fuori target, più delle altre volte. Perché un fatto è se tu mi mandi Your Name, un fatto è se tu mi mandi i film... Cioè, io mi ricordo che i film di Yu-Gi-Oh! L'hanno fatto il sabato pomeriggio, per esempio. Sì, sì, sì. Ma per dirti, anche i film di My Hero Academia li mandavano sempre in queste fasce orarie qui, ma vanno piuttosto bene perché sono i film di My Hero Academia, certo. Che c'ha anche un passaggio televisivo in Italia, non solo streaming. E in questo caso qui, non dico che stai chiedendo un po' troppo, ma era proprio una mossa da evitare, secondo me. Che per carità Dynit non poteva evitarsi, perché altrimenti non se ne faceva un cazzo dei diritti del film, però era troppo ovvio che floppasse malissimo in questo caso qui. Ci sono state troppe discriminanti e troppe caratteristiche che hanno portato a questa storia qui, a questo finale qui, all'idea che nel momento in cui io ce l'ho su Prime, il film è uscito da 2 anni, la maggior parte delle persone si è visto anche 3-4 volte, i cinema o sono troppo irraggiungibili o ci sono degli orari a cui non si può andare, che è sempre stato un fattore abbastanza pericoloso. Sono troppe cose per mandare il film al cinema. Fai altro, prova con altre cose, il passaggio televisivo del film per esempio poteva, certo, essere un'alternativa, però lì giustamente la serie TV in TV non ci va, che cazzo ci mando il film? Certo. Non ha molto senso. Vabbè, dai, chiudiamo che è già tardi. Sì, sì. Ragazzi, allora vi facciamo un ride, li mandiamo da Volpe. Che da sé che non li mandiamo da Volpescu. Ragazzi, ci vediamo domani. Domani avremo un ospite, ovvero Andrea Maniscalco, traduttore e adattatore, sì, di manga. E anche fabbro nel tempo libero, come indica il cognome. No? Non penso proprio. Possiamo chiederlo se lui fa le spade, cose così. Possiamo chiederlo. Ma guarda, io eviterei di chiederglielo per evitare che se ne vada nei primi 2 minuti. No, dai, è abbastanza simpatico. Secondo me, se gliela chiedi. Beh. Comunque, per intenderci, ha fatto tipo, ragazzi, mi sembra le nuove traduzioni di JoJo, My Hero Academia, se ricordo bene. Comunque, un traduttore abbastanza famosino. E domani parleremo appunto di adattamenti e traduzioni manga, visto che stiamo continuando sul nostro percorso delle produzioni. Ci aggiorniamo, perciò domani dovremmo esserci tutti e tre, ovvero io, Cippi e Cioppi, cioè io, Italo e Giaggiu. Sì, siamo noi tre. Adesso Cippi e Cioppi. Voi siete Cippi e Cioppi o Fricchi e Frocchio? Come ti piace di più, Fricchi e Frocchio? No, preferisco Cippi e Cioppi. Va bene, Cippi e Cioppi. A domani, ragazzi. Ciao, e tu gli eterni ti troverò, ti ucciderò. Hai detto proprio al momento giusto, come si è chiusa incremente dall'ucciderò. Uccider, neanche bannabile, perché proprio uccider... Oh.